essere, ci dovremmo essere. Addirittura live? Sì, dovremmo essere addirittura live. Allora, Ottimo. Io sono perfettamente in centro, hai no, devo visto? ancora sistemare. Allora, abbiamo un problema importantissimo con Discord. Dovrò trovare un modo per non chiamarti più con Discord perché per motivi che Non ignoro puoi usare Skype va a zero. come No, fate anche voi? oddio, ogni volta sta cosa di Skype. Cioè, non me lo ricordo, Non si buona. può usare Skype perché Skype funziona solo con l'ND. E per motivi che ignoro, su questo computer, con questo setup di Streamlabs, non mi funziona l'ND. Riprova, hanno fatto Sì, l'aggiornamento. adesso lo provo, aspetta un Lo attimo. potevi Ci provare siamo subito. un combo, Siamo. siamo disponibili, Sì, sì. però tu vai a 2 frame al secondo. Vabbè, però ti si sente benissimo già. Possiamo, potremmo anche fare un WhatsApp, potremmo Allora, fare. intanto direi che la qualità che ho raggiunto oggi mi dovete succhiare. Un ritorno in cui proprio succhiate con una violenza incredibile, proprio perché, cioè, guarda che cazzo di qualità che viene fuori. Una roba Scusami, spaventosa. io vorrei capire perché a Pierpaolo qualsiasi cosa gli faccia bene nella gli devi vita, succhiare il e cazzo. la gente gli deve succhiare il cazzo qualsiasi cosa faccia. Pensa qua, Magari con la pretesa. quando è nata Rebecca era venuta Scusa. talmente bene che ha detto Eliana, mi devi succhiare il cazzo adesso, mi devi succhiare il cazzo. Esatto. Cioè, una cosa veramente Come si pazzesca. ricondivide la storia? Sì. Vai un po' più a Come destra. si ricondivide? C'è scritto aggiungi questo contenuto alla tua storia, Ma che dice è scusa, ma abbastanza intuitivo? No, non è abbastanza no, perché intuitivo. non è un Aggiungi questo pulsante. contenuto alla tua storia, non è abbastanza intuitivo. Non è un pulsante. Niente proprio. Allora, Molto, allora. è un taglio molto fresco, mi piace. Molto fresco, molto fresco, molto bianco. Allora, no, la No, non mi grande piace, sono novità. troppo più alto di te. Cioè, lo vedi che per se quando setto Non è su un di taglio te, molto bianco. prendi un seggiolino Cioè, molto più basso anche di se me. setto l'altezza su di te e Sì? dico tengo circa 40 centimetri sopra la sua testa, comunque io vengo Io non ho. tagliato. No, perché ero piegato, Sì, è forse. certo, sicuro, sì. Allora, Eri più che piegato. altro, ragazzi. Guarda che stanno partendo già. Allora, la cosa più figa del salottino. No, ma tu sbagli come hai inquadrato le mie animazioni delle sabbie e dei follo. Sono a schermo Sono intero. tagliate. Sono tagliate. Sono a Sei schermo andato un po' intero. fuori. Sei No, andato ti un po' faccio fuori. vedere. Guarda la notifica. Guarda, ti faccio vedere come. Vuoi vedere com'è montata? Alert box. C'è qualcosa che non va. No, L'hai fatta male. c'è qualcosa che non va. Sì, l'hai Lo fatta vedi che gli male. taglia i piedini? Sì, l'hai fatta male. No, Se vuoi la possiamo dire rimpicciolisco, anche se che ti secondo me capisce. è croppata. Sì, va bene. Comunque sono bellissime. No, interessa a tutti perché sono il momento più bello del salottino quando partono. Allora, ma la grande novità, Umberto, ti volevo dire, di questa nuova serie di Cuciniamo con Pier Papiano e No, sua sorella, hai sbagliato il tuo mio progetto. Non cugino. si cucina. È croppata male, secondo me. Il tuo Bravo, progetto è non si sbagliato. cucina, bravissimo. Ok. Perché? Però comincio la nuova serie che è Proviamo le pizze surgelate, solo le margherita. Le regole sono, si provano solo margherita. Sarà una marca e una pizza. Oggi ci sponsorizza la Buitoni. Allora, volevo fare un po' di. Interessante. Ok. Finisci di fare il Fammi ritorno. finire. Tra l'altro, Ale. Guarda, è un'iniziativa meritoria perché è impossibile trovare online una classifica aggiornata e no, no, sul serio, una classifica aggiornata e definitiva Sulle delle pizze pizze surgelate? surgelate Sì, migliori. lasciami a filo. Esatto. Sì, Molto perché attenti, complesso. poi ci sono Ok, 40 quindi centimetri sarà di aria, l'ho assolutamente fatto sul canale del dall'anno. Salottino. E da qualche parte lo pubblicherò. Qui abbiamo. Vabbè. Ne parliamo dopo. Esatto. Appena Allora, volevo fare un po' sbloccato. di informazioni degne di nota più importanti di quello che sta dicendo Alessio. Allora, Tutto più la prima importante. fondamentale è un ritorno in grandissimo stile del salottino con una qualità veramente, ragazzi, sono sconvolto e sistemeremo anche Umberto con Discord. Io non so se lo stai guardando, Umberto. Cioè, adesso quando lo Sì, guardi è. l'ho Cioè, hai visto, visto che infatti roba? ho avuto, sì, ho Cioè, avuto veramente io. Un orgasmo un'emozione multiplo molto questo, bella. eh. Guarda, sai che Decine di sono contento di orgasmi. vederti succhiare il cazzo. Sì, Esatto, sì, sì. e aggiungo anche un'altra manciata di elementi. Allora, il sitarello che vedete in basso a destra, perché no, allora, intanto scusateci se non abbiamo potuto cucinare, ma oggi è stato abbastanza un delirio sta settimana in generale. Settimana prossima, martedì, faremo il pranzo Però io farò normale. le pizze Dovete comunque. sapere che Pierpaolo viene da 2 settimane Di di ferie, ferie. e sta I settimana è stato il primi dramma. 3 giorni della settimana in giro. Esatto, bella, E si presenta benissimo. ieri ha lavorato. Uno dei voti, Si sarà ieri ha presenta. lavorato mezza giornata, quindi è un Come po' faccio a metterla stressato. fuori Allora, di camera? non puoi mettere. Sì, ok, un minimo l'hai fatta vedere. Quindi torneremo su questa cosa qua. Stavo dicendo. Vaffanculo, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo. E vabbè, niente. Hai fatto un No, il super lavoro sitarello che si ancora. vede. Eravamo Ah, no, il ancora a sitarello qualche. che si vede in basso a destra è il sitarello fatto da. Non ricordo assolutamente il nome dei. Allora, uno dovrebbe essere Martin, credo. No, L'altro non mi lo fa ricordo chi è. Martin. No, non lo fa Martin, lo fa. Non mi ricordo come si chiama. Adesso lo va a pescare. Che comunque è il sito Chi che si trovo. arrabbia adesso che non mi ricordo? Esatto, Quello l'uomo che si fa parlare incazzerà ieri. tantissimo. Filippo Giacometti.
Filippo Giacometti, giusto, lo fa Filippo, che è bravissimo, che è un fenomeno, mi scrive anche 155 volte. Abbiamo avuto anche un bel dibattito su Wolfenstein Youngblood, che è il sito, lo trovate su... non faccio vedere la home perché fa scazzare il più possibile, invece lo sto facendo vedere nel ritorno sul blog, perché partono dietro i video. C'è il pezzo del salottino anche, cioè, vai su... Lo so, c'è la musica in sottofondo, metterò il salottino, ma c'è la musica in sottofondo. La puoi spegnere in alto a sinistra. Hai ragione, spegnerò la musica in alto a sinistra. Allora, il sito lo trovate qui, eccolo qui, Pierpa e Piane... dailygamerit.com/il salottino. Vabbè, oppure potete ovviamente non mettere slash il salottino, perché basta Pierpa e Piane dailygamer.it. E quindi però guarda, la lista delle pizze gliela faccio fare qua. Tanto non si diverte lui a fare sta roba qua, a perdere tempo come tutti i disadattati. Ma nessuno, e quindi disadattatini. Però lui è proprio grave. Stiamo parlando di un stiamo parlando di un sito amatoriale dedicato al salottino, dedicato a Pierpa e Piane, che ha già lo spin-off del salottino. E vabbè, chiaramente è una persona con dei problemi. Però perdonami. Una persona con grossi problemi. E ti stupisce questa cosa? Oggi ci sponsorizza anche Coca-Cola. Non mi stupisce, però. Non mi stupisce. Sì, anche McDonald's. Ma non mi stupisce, però è un livello ulteriore. Direi che è quasi un livello proprio da molto problematico. Che dici? Da molto. Allora. E quindi in pratica non cucinate, mangerete una pizza surgelata. Mangeremo pizze surgelate fatte adesso. Intanto io ne approfitto per dire, ragazzi, che vedo che non c'è nessuno. State facendo una roba incredibile per quello che concerne gli abbonamenti, perché vedo che ci stanno abbonando uno dopo l'altro. Io allora ne approfitto per ringraziare, faccio un attimo di ringraziamento, un po' poi ti lascio come al solito a gestire la chat, che tu sei un fenomeno nel gestire la chat. Allora, intanto vi salutiamo tutti. Allora, ne approfitto per ringraziare Red22, che ha fatto il terzo abbonamento, ah no, per 3 mesi, ma è solo un mese di fila. Checuzzo 117, Senstian, Adrians 31. Avete tutti dei nick meravigliosi. Vabbè, ovviamente GPTV, che arriva all'anno di abbonamento. Un anno di salottino. Cioè, non c'è stato un anno di streaming, però c'è un anno di abbonamento. Dartsit 88, che è arrivato al quinto mese di abbonamento. Il Rotatorale, che è arrivato al secondo mese di abbonamento. Non ci sono in questo momento Bitly, quindi possiamo andare a ruota libera. Ricordatevi che chi mette Bitly avrà qualsiasi privilegio di risposta in qualsiasi chiacchierata. Umbo, ti devi abbassare leggermente se puoi e spostare la telecamera alla tua destra. Perfetto. No, va bene così. Però io non sento niente, però. Perché nessuno parlava. Più che altro stavo facendo notare in chat, ed effettivamente è vero, che il sito Pierpa Piane dailygamer.it dice che non è sicuro, quindi forse abbiamo detto che è un mezzo ritardato, una persona che invece è molto intelligente, cioè ci sta usando per fare delle truffe, cose simili. Esatto. Scam. Il sito non è non positivo questa cosa. Confermiamo, Umberto, anche. Rischiamo la vita. Io non capisco perché si pianta continuamente Discord. Sì, però magari esci dal sito, magari prova. No, provo a uscire dal sito. Che sito vuoi che metto, mo che esco dal sito? Pornhub? Ma allora, di che cosa si parla oggi? Allora, no. Io non sento più neanche Umbo, secondo me è morto. Umberto è morto, quindi dai, allora, cominciamo molto semplicemente, chiudiamo questa cosa della pizza. Sì, ma io voglio sentire Umberto. Appena arriva, quando Umbo. Richiamo... Umbo! Proviamo a richiamarlo. Voce. Chiaramente c'è chiaramente qualche cosa che non va con... Io ho detto Discord, lo devo assolutamente eliminare dalla faccia della terra. Mentre proviamo a richiamare Umberto. Eri tu un grande fan, eh? Quando Discord comincia a laggare, cambiate server. Ultima fornitura di piatti e bicchieri di plastica, ti chiedo, no? Insomma, intrattieni, di qualcosa, sei noiosissimo oggi. Non sono noiosissimo, a parte che ho fame, che non ho mangiato, non ho fatto colazione. Voglio dire, prova facciamo, vorrei che facessimo la recensione di questa pizza. Si presenta orribile, è una roba... Odore, top. Addirittura? Allora, devo dire che la pasta è molto collosa. Non so se è un pregio, perché tu sei per la pizza napoletana, magari... No, io sono per qualsiasi... Però... la pizza al taglio fatta al forno elettrico. Dopodiché, non ha crostone, o come la chiamate, la crosta, il cornicione. Non ha crostone. Vabbè, il cornicione, che invece sembra trasparire
dalla foto. In realtà qui è completamente appiattito. Ah, sì, sì, adesso sì, sei ritornato. È tornato. È il problema, sì, ma è un problema vostro. Cioè, come prima cosa abbiamo fatto la prova, 5 minuti, io in qualche modo vi sento diversi e voi non mi sentite più. Quindi tocca chiudere e accendere la chiamata. Questo sempre per il grande... Ho chiuso, la guarda, preparazione tecnica, ho chiuso Discord, l'ho anche fatto ripartire. Io infatti continuo a non vederti. Tu ci senti ancora? Sì, io vi sento. Io ti continuo a non vedere invece. Ma mi sentite? Sì, beh, ti sento perfettamente... Ti sento perfettamente, niente, ti provo a tenere più piccolino. Ti sento? Ci sei? Sì, sì, ci sono. Io ti sento, ma ti continuo a vedere rallentatissimo. Rallentatissimo. Veramente fermo e non c'è più. No, no, è rallentato, vedi che è fermo. Non so veramente cosa dirmi. Va bene, quindi stavo sentendo che siete già la recensione della pizza, in pratica. Sì, sta facendo la recensione della pizza. Allora, la pizza si presenta super scrocchiarella, super biscottosa, con un ripieno orripilante. Allora, no, le descrivi però. Oh, è allora, biscottosa sbagliata. Le tre variabili sono presentazione generale della pizza. Continua. Le tre variabili sono presentazione generale della pizza, sì, pasta e ingredienti. Allora, presentazione generale della pizza, sempre da 1 a 5, no? 1 a 3, dai. 1 a 3 come fai? Sempre da 1 a 5. Presentazione generale della pizza, 2. Proprio sì. Bruttina. Sì, proprio bruttina, 2. Ti sentiamo, Umbo? Mm. Perché vedo che stai scrivendo con del fastidio. No, mi sono dovuto staccare, perché mi sono dovuto staccare perché non mi sentivate più. Non si può andare, no. Ah, ok, allora mo provo. So già che sarà così ogni 2 minuti. Allora, vediamo, al limite cambio, al limite metto hangout, se vedo che continuo a far così. Va lo bene. Cambio in corsa. E per adesso ti vedo bene, ti sento bene e ti vedo bene adesso. Allora, presentazione della pizza 2. Pasta 2. Pasta, mi hai detto che quali sono? Pasta e ingredienti. Quali sì, erano? Ingredienti che sono mozzarella e pomodoro. Ok, pasta 2, assolutamente tendente all'1 per quello che mi riguarda. E ingredienti 2. Allora, 2, 2, 2, 2. C'è una cosa, a me non piace, però è una formula che capisco che abbia perfettamente senso nelle pizze surgelate, che è la pizza distribuita a granaglia, non a chunk di mozzarella. Siediti quando lo dici, perché altrimenti non ti vedono. Grande no, Gabriella che ci sta seguendo. Ha chiuso quella merda di live. Spero che abbia chiuso quella merda di live. Adesso ci stia seguendo. Ma cosa vuol dire, cioè... granaglia? Ti rendi conto che devo parlare con una persona che dice questa roba, Umbo? Cioè, cosa ho detto? La granaglia? Cioè, granaglia antica, però tu neanche mi ascolti, perché si capisce che tu fai altro. Anche Umberto non ha capito, pensa, allora, stava facendo altro. La, pensa. La mozzarella, cioè, è in questo caso, non è distribuita, è non serve che ascolti. Però state parlando insieme, capito? Allora, la granaglia dai, è la... Prova a spiegare. Dai, prova a spiegarlo, ti sentiamo. È molto semplice, cioè, la distribuzione della mozzarella su questa pizza non è fatta tagliando la... E guardi da un'altra parte, no, non è possibile, dai. Vabbè, ma, non ci sono ma le scusa, però adesso... No, non me ne frega niente, io non parlo scusa, più. Scusa, la tua presenza... Poi... No, la tua presenza è che mentre parli... No! Io ti debba anche guardare. Non mi devi guardare, cioè, ma veramente... non devi dare attenzione ad altro. Cioè, neanche mio padre mi dice guardami quando allora, parlo. Cioè... Quello che volevi dire è che la mozzarella la distribuzione della mozzarella... Ma è tipo briciolata sopra. Esatto, sì, lui dice o la metti a pioggia, stai dicendo, granagliata sarebbe a pioggia. Sì, quella grattugiata. Quella vera, come... quella quando fai la pizza vera la metti a granaglia, non la metti a fettine. Sbagliatissimo, perché infatti, scusami, sì, nella pizza napoletana il tipico è proprio il chunk di mozzarella, no, qui e là. Vedi che non capisci proprio un cazzo, perché è quella granaglia quella vera, non è quella chunk. Quella chunk la fate probabilmente voi a Vignola che non sapete fare le pizze. La pizza al taglio, la pizza è sempre granagliata, non è mai a chunk. Vai su, ma non c'ho bisogno. Di pizza napoletana su, su... Ragazzi, ma è molto semplice. Allora, sorbillo. Sto zitto perché sta parlando Umberto. Non sa come funziona il Napoli. Non sa come funziona il Napoli. Ma qua, dalle nostre parti... Cosa dicono in chat a riguardo? Se ordini una margherita normale, ti danno quella che è a granaglia. A granaglia, esatto. Quella margherita di bufala, te la danno a chunk. La bufala tendono a metterti... Esatto. Ah, la bufala chunk, però io sarà per prendo sempre la bufala. Sì, di solito la mozzarella è sempre a granaglia, okay, in tutte le pizze. E questo aiuta molto la distribuzione. Aiuta molto la distribuzione. Esatto. Però a me piace esteticamente vedere la mozzarella sì sciolta, ma distribuita rispetto ai tocchetti che sono sparsi.
In realtà esteticamente non mi piace di più, però questo qua almeno uniforma il sapore in tutte Esatto, le così posizioni. bisognerebbe fare, Allora, infatti. direi che la E anche fa mozzarella, trasudare molto meno il sapore liquido. di latte è veramente, veramente, veramente lontano. Ma devo dire che il pomodoro, assieme a quella pasta biscottosa, non ha quell'acidità che potrebbe essere fastidiosa. Per me fa schifo, pensa. Pensa alla differenza di gusto che abbiamo fra me e te. Perché ti ho Aspetta. detto, per me è presentazione 2. Pasta 2, sapore 1. Pensa. Sapore, cioè, è una pizza surgelata, non è buona, non la puoi parare. Allora, tu non puoi fare un ranking di pizze surgelate partendo dalla Allora, pizza. facciamo così. Siccome è la prima pizza surgelata che assaggiamo, metto tutto 2. Così mi tengo la possibilità che qualcosa Va faccia ancora bene, più cagare. perché capisci, Ok. Metto tutto accadrà, 2. Allora cioè, facciamo così. calcola che Buitoni ci ha anche speso due soldi, anche se Salutiamo il grande salutiamo Damiano qua. da Pisa, colui che abbiamo incontrato. Per questo mi sono permesso di interrompere adesso, ti chiedo scusa. E poi. Grande Damian, puntata che se non avete recuperato quella del salottino notturno da Pisa, epica. E salutiamo ovviamente Gabriella, scherzi a parte, che fa le live più belle del mondo. Seguitela sempre, Gabriella Croix. Gabrielle Croix, se la volete cercare. Sta Bella e streamando. brava. Sta streamando un casino. Esatto. Ma perché è E. francese? Croix? Gabriella Sì. Croa, sì. Allora, ci chiedevano in tantissimi un po', vedo che tu non stavi È leggendo la Franco. chat. Franco Salentina, mi pare. Esattamente, Ma perché francese. stavo leggendo a proposito di cibo di merda, non so se avete letto che la Oscar Mayer sta per produrre un sandwich gelato al gusto di hot dog e senape. Buono. Non so se potrebbe Ma qualcuno l'ha essere già mangiato? un sta per ottimo distribuirlo, ha prodotto. detto. Però No, tipo il no, gelato al no, no, no. bacon, io l'ho già visto Arriva in anche in agosto. Italia. Io ho Il provato il cioccolato al bacon. È molto buono. gelato al Molto bacon l'avevo già buono. Non sentito gelato, il parlare. cioccolato al bacon ha provato, ha detto. Probabilmente era Io ho gelato al provato il cioccolato. cioccolato, magari. Io non ho provato il gelato, ho provato il cioccolato al bacon. No, No, Alessio non ce la fa. Oggi non ce la fa, Umbo. il Non so che cioccolato. dirti. Pensavo fosse gelato, gusto, cioccolato e Non... Però bacon. se vuoi Ale, ti dico. Cambio idea, ho mangiato il gelato al bacon. Allora, ci chiedevano in tantissimi quanto siamo alti. 1,70. Se tu Ale, però c'è un problema perché io sono Vabbè. alto 1,70, quindi o siamo Ma tu vai avanti 1,70 con questo diverso. 1,70, Alessio, ma Allora, guarda! ho Lo la carta d'identità sai che sembri e le sopra ragazze quando dici quanto c'è pesi? scritto Lo sai che è 1,71. una dichiarazione cioè una dichiarazione quello che c'è scritto sulla carta d'identità? Allora, Potresti mettere anche occhi azzurri? Mi hanno misurato Io con e i. Ale siamo Sì. tutte e due 1,70, siamo tutte e due 1,70, ma un 1,70 diverso. Esatto, cioè se li vedi di fianco capisci che uno dei due è 1,70 più alto rispetto all'altro. Allora, a È tipo parte che Umberto non è più Samsung alto di me. Galaxy S10 È molto Plus. più alto di te. Cosa è Complicato. successo? Molto più alto. No, è tipo il Galaxy S10 Plus. È 1,70 Plus. Esatto. Allora, Alessio sarà realisticamente 1,67-1,68. 1,70. Umberto è 1,70. E io E io sono 1,84. Va bene? Ah, forse in effetti sì. Io ce l'ho di Vai. 25 No, centimetri. anzi, lo sai che mi viene in mente? Siamo tutti e tre di 1,70. Siamo alti tutti e tre Ce 1,70. l'ho di 30, ce l'ho di 32 centimetri. No, sono alto anch'io 1,70. Che schifo, ma che era? Guagua la Per zero? Paolo è 1,70 plus plus. Esatto, io sono 1,70 plus plus. Poi c'è Umberto 1,70 plus e Alessio 1,70 original. Incredibile, proprio cazzo. Allora, parliamo di un po' di roba. Volevo parlare di un po' di roba extra. Beyond Meat che è crollato del 20%. Dopo che hai comprato le azioni? Comprale adesso. Devo vedere se ha la tendenza ancora a scendere. Ho chiesto al mio analista finanziario di là di interrompere il lavoro e di analizzare Ha già Beyond smobilitato 150.000 euro sul Meat. conto? Non 150.000, però sono pronto per fare un grande investimento. Perché io ci credo molto in quella cosa lì. Parliamo di migliaia o miliardi di investimento? Milioni o miliardi? No, milioni, milioni. Ok. Ale, scusa un attimo, cioè, scusa, mi sono rimesso un attimino sulla chat perché giustamente la stavo ignorando e subito sai che prima ti ho fatto i complimenti per il taglio di capelli. Devo dire che però non è stato così tanto apprezzato da tutti, ad esempio Provolino dice Alessio non mi piace con quel taglio di capelli, sembri troppo tondo. Sono troppo Cioè, tondo? io vorrei No. chiederti una Probabilmente la cosa. Sì, pettinatura. hai Cioè. fatto due Sì. pizze? Non Io, questo è il secondo triangolo che è mangio. vero, Te è il lo giuro su terzo, è mia il terzo, è madre. È il secondo il terzo. È il triangolo che terzo. mangio e tu hai finito tutte le restanti due pizze. Cioè, è imbarazzante adesso, veramente. Tra l'altro, in un tempo ridicolo, hai mangiato due pizze intere. Tranne due triangolini. Cioè, io boh, veramente. Qua dici che non stai in forma. Ma. Invece, stranamente ci sono soltanto domande Per stupide. fortuna che non ti piace. Non c'ho fame. Sono anche domande noiose. Ad Ovvero? esempio, Lucarins96 dice: cosa ne pensate della Ferrero che va in giro ad acquistare?
ha comprato i biscotti danesi. Quali? Quelli con cui, dove tua nonna metteva il ditale per ricamare. Quelli con la scatola blu, la tipica scatola blu dei batteri. Ce l'hanno tutti a casa in quel periodo lì. Ha comprato, dicevi, come si chiama l'azienda? Capitan Poppo. Gli biscotti danesi? Boh. Capitan Poppo dice che sei un ciccione di merda. Allora. Mi sto proprio divertendo in questa. Anche Momoka ha detto che non apprezza quel taglio perché ti invecchia tantissimo. Ringraziamo l'ex of Dave che ha messo 100 bit lì. Quindi adesso devi fare la domanda. E dice: ma la ragazza di ieri effettivamente ti ha contattato? No. Quindi è stata tutta una messa in scena. È colpa mia? La ragazza di ieri. Sì. Durante la live di ieri c'era una ragazza che diceva di essere in treno e di essere visivamente affascinata da Alessio e se lo poteva contattare personalmente con una foto. Ma sarà una paraculata di Capitan Poppo qualche. Magari il treno, ma c'è stato un incidente in treno ieri. Non l'ho controllato. L'unica che... Penso poteva essere l'unica donna della tua vita e purtroppo è finita così sul nascere. Allora, in chat concordano tutti che è un fake. A questo punto. Allora, che ne pensi della campagna acquisti del Milan, Umbo? Io penso che veramente quest'anno... Spero che sia il punto più... Sarà il punto più basso prima di prendere la spinta e saltare in alto perché siamo... Siamo veramente ridicoli. Un paio d'acquisti, vabbè, non voglio tediare tutti con le cose calcistiche che non interessano, ma non lo so, boh, la vedo molto molto dura. E ragazzi, ma perché chi doveva comprare? Se fossi stato il procuratore distrettuale del Milan, che cosa avresti comprato? Il procuratore non lo so, è uscito. No, non lo so, è molto complesso perché chiaramente siamo in un periodo di vacche magrissime. Però non lo so, non è infatti tanto una... Il problema non è tanto la campagna acquisti in sé, è quanto la ragione per cui si fa una campagna acquisti del genere, ovvero la totale assenza di prospettiva, di leadership. Ma scusa, perché... Non lo so, sono molto negativo, infatti quest'anno non farò... Sappiatelo. Non fai l'abbonamento? Faccio l'abbonamento. Incredibile, una grande protesta questa, tu che non fai l'abbonamento. Mi sta molto sul caso. Allora, un po', per un paio d'anni che riesco ad averli molto spesso gratis in una posizione migliore. E quindi tenderei a sfruttare questa cosa. E poi comunque sì, grande protesta verso. E Iceman 28 dice: ragazzi, parliamo del ministro dell'interno, ovvero Salvini, per chi ne fosse a conoscenza. In una conferenza, porca troia sta chat che scorre, in una conferenza con la camicia sbottonata al papete Beach che aggredisce un giornalista. Allora vabbè, la conferenza al papete, anni al papete. Non è posto divertente per l'estate, no, non è certo posto dove fare la conferenza stampa del ministro. Gran posto però, ma in effetti, ma un po'... è pieno di fighe, ci sono tante, cioè si sta lì, si beve, è una bella spiaggia organizzata, poi non è che sia Miami, però. E... dicevo, in effetti, quello che uno possa pensare del ministro dell'interno un po' dice quell'attacco lì vada a riprendere i bambini che le piacciono tanto. Allora, facciamo così. Allora, aspetta, fermati, ti stoppo. Facciamo che passiamo in Gout Meet. Intanto Alessio ci intrattiene. Va bene, Umbo? Umbo? Vabbè, vediamo io. Tu intanto intrattieni. Ho perso il telefono. Intrattieni, per cortesia. Sì, va bene. Perché adesso si sentiva perfettamente. Tra l'altro con Discord chiuso. No. Ma perché si sente così bene? Cioè, sentite? Sì, ma ho chiuso Discord. Si sente perfettamente. Ma è incredibile, cioè lasciamo così. Ma non ti si vede però così. Ragazzi, io non lo so. Ma è incredibile, però... cioè l'ho chiuso. Metti una foto. Vabbè, metterò una foto, va bene. Dicevamo? No, dicevamo che anche a me, vabbè, io non sono grande fan, però anche a me è stupito quell'uscita, onestamente. Da un po' l'idea di chi è stato effettivamente magari un po' colpito da tutta questa cosa della moto d'acqua. Cioè, è veramente ridicolo dire a un giornalista... Vado a fare i video ai bambini che le piacciono tanto con quell'insinuazione, tra l'altro non si sa bene basata su cosa. Cioè siamo passati dal Milan alla critica politica sociale? Sì. In un secondo, sì. Dal papete. Calciatore, sì, papete, tra un attimo, Salvini al mare. Tra un attimo, sì, perché tra poco passeremo a un'altra minchiata ancora, tipo il giocattolo della, non so se avete letto, The Lion King da 4.000 euro che è stato... No, aspetta, prima, c'è stata una cosa che non mi è piaciuta di quella roba lì, tipo un carabiniere, non so bene quale, cioè la letterina che gira su Facebook e sugli articoli riportata, dove il carabiniere dice che a lui e ai suoi colleghi piace molto andare dove ci sono bambini,
lasciarli avvicinare, trovarsi al sicuro con le forze dell'ordine, li fanno salire in macchina per convincerli che in qualsiasi momento si possano sentire in pericolo. Loro devono sapere che chiunque delle forze dell'ordine è lì per aiutarli. Il che va benissimo, infatti è sbagliatissimo, leggevo giustamente, i genitori, c'erano dei genitori folli che dicevano al figlio: se non ti comporti bene, chiamo il carabiniere che ti porta via. Che è la cosa più sbagliata da dire a un ragazzino nella vita, Veramente. perché roba che lo perdi per Roma, vede un carabiniere, comincia a scappare che lo vuole portare via. Confermiamo, Ok, esatto. a parte questa follia, e il discorso del carabiniere era: vogliamo avvicinare la popolazione, soprattutto i ragazzini, alla nostra figura perché si devono sentire rassicurati. Però un conto è lasciare che i bambini si avvicinino in un parco e che si avvicinino all'automobile, un conto è prendere un mezzo di ordinanza e sequestrarlo, anche fossero solo per 3 minuti, per far girare un ragazzino, al di là che sia il figlio di Salvini. Cioè, io trovo idiota quella cosa lì. Se il figlio di Salvini diceva al poliziotto: me la fai vedere, ci saliva, la guardava lì sulla spiaggia, per me era anche tollerabile. È il fatto che ci è andato a fare un giro che per me è clamorosamente. Perché? Perché ha cioè, quello è un mezzo di ordinanza a disposizione in quel momento per tutelare l'ordine della spiaggia. Ma è Salvini? Perché ti stupisce? Non riesco a capire. Cioè, non ho No, mi capito, eh. stupì, no, mi stupisce la lettera del tipo, del carabiniere. La lettera del carabiniere che diceva: per me non è una cosa sbagliata, a lui piace quello che ha fatto Salvini perché è coerente con la nostra linea di avvicinamento con la È coerente con popolazione. Salvini, in verità. E invece è una roba brutta con Salvini che comunque impone. Cioè, un conto è, sono Sfruttamento io, personale dei cioè sei il ministro mezzi. dell'interno Esatto. comunque. Però non è quella la cosa. La cosa è che l'ha fatto girare. Non deve, nessuno può prendere un mezzo di ordinanza in servizio e farci un giretto per divertimento. Punto. Non è in discussione questa cosa. Riportata ai minimi termini, per me è così. Umberto è morto nel frattempo. No, spero mi sente. Sì. Purtroppo vado e torno, non Sì. voglio. Che vado. Lo so, vado e torno, non voglio inserirmi, che magari non ho Ma sentito. vuoi Ti si che ti sente chiamo? Ti si benissimo. sente molto bene adesso, eh? Va bene, a Da posto. quando ho Per chiuso un po' non, Discord. non vi ho sentito. Ma poi ho dovuto. L'ho spento e l'ho riacceso. Allora, invece, volevo chiedere a Pierpaolo una cosa, ovvero una sua opinione sul grafico recentemente diffuso da Pornhub, che dimostra come durante la trasmissione live, no, anzi registrata, diciamo, durante la messa in onda di Temptation Island, il traffico su Pornhub sia caduto in maniera Allora, molto importante. Cioè, è co come la valuti questa cosa? molto Cioè, quindi il interessante. pubblico è molto Sì, perché ci interessante. ho riflettuto a lungo. Perché? Allora, il concetto è: considerato che si dice o si vocifera che Temptation Island nasca come programma per donne o comunque come programma per i cerebrolesi e bla bla bla, cioè teoricamente non dovrebbe influenzare Pornhub. Perché io mi immagino che l'utilizzo di Pornhub ancora oggi, purtroppo, in Italia sia a predominanza maschile. Non penso sia, non penso si possa dire il 50% maschio, 50% donna, e meno che mai è la maggioranza lo vedono, lo usano le Possiamo chiedere donne. a Umberto, tu puoi controllare le analitiche di Non Pornhub? posso vedere le analitiche di Pornhub perché non ci lavoro, non è mio No, ma la Pornhub. saranno pubbliche magari, cioè come dicono c'è calato l'audience, magari ti dicono ti fanno un profilo Controllerò, però no, annuale. però È per l'Italia. molto specifico perché è stato un calo nel periodo della trasmissione Esatto. sempre più evidente di Di puntata lunedì. in puntata, esattamente. E quindi allora, il problema è, io mi immagino Pornhub in Italia, la maggior parte degli utilizzatori siano maschi. Siete d'accordo con me o per voi non è così? Io non lo so, dovrebbe essere Sì, probabile. molto Cioè, il probabile. porno è una roba Esatto. molto più E allora maschile. non mi spiego come mai quando c'è Temptation Island online crolla l'uso di Pornhub, a meno che ci siano due fattori conclamati, ovvero che in realtà Temptation Island lo guardano in predominanza i maschi o comunque in un quantitativo elevatissimo di uomini. Oppure, che può essere l'altra opzione, lo guardano moltissimo le coppie e moltissime di queste coppie scopano guardando Pornhub per stimolarsi e quindi, siccome in quel momento stanno guardando Temptation Island, crolla l'uso di Pornhub. Tu adesso non mi stai Non lo sentendo perché a so. differenza tua, vedi, tu non ascolti perché se leggi le chat delle ragazze. Tu che dici, Umbo, in proposito, invece? Cioè, Non lo so, guarda, l'altra ipotesi perché, vabbè, allora è chiaro che anche farsi uno scopata davanti a Pornhub ci può stare, però non Magari penso ci si fa quanto le sia. seghe Non davanti a Temptation penso. Island. No, esatto, penso che possa essere. Penso che l'ipotesi possa essere che veramente Temptation Island ha il grande pregio di riunire le coppie, ovvero magari la coppia la Ah. sera normalmente lui sta davanti al PC anche su Pornhub, lei fa Ah. qualcos'altro, e invece magari la sera in cui c'è Temptation Island la coppia Interessante. si
la coppia si riunisce davanti alla TV sul divano, e quindi questo potrebbe portare a questa cosa, piuttosto che pensare che una marea di coppie sta tutti i giorni davanti a Pornhub. È possibile, però Infatti Axel da che 389 parte dice il prendiamo questo? potere delle fidanzate che ti costringono a Beh, è guardarlo. impossibile che ti costringano, è una Mentre stronzata. Capitan Poppo, che è un integralista, io piuttosto mi lascio. Vabbè, sbagli, Capitan Poppo, perché uno può giudicare solo dopo aver guardato. Non può giudicare prima di guardare. Pier, c'è cioè Iovino che chiede una precisazione. Dice: Pierpaolo ha detto che Temptation Island è un programma per celebrolesi o comunque per donne. Ho sentito bene? No, hai sentito chiaramente male. Non ho detto questo Bisognerà vedere la replica di perché queste tra l'altro, confermo di essere Annovera se un stesso. grandissimo osservatore e guardatore di Temptation Island. E devo dire che questa stagione, nonostante sia qua, mi dirà, tu l'hai continuato a vedere poi con Unju No, o. sono molto No, No, purtroppo vabbè, mi sono solo alla dispiace terza puntata. perché dopo un inizio traballante, molto triste, devo dire che è probabilmente la stagione con i finali, con il finale più interessante, sicuramente delle ultime 3 o 4 edizioni, perché è bello e soprattutto è stato molto bello la puntata, quella di martedì che fanno la reunion un mese dopo, la classica. Infatti non vedo l'ora che ricominci anche Uomini e Donne la stagione, perché di solito Non vedo l'ora! Le prime puntate di Uomini e Donne riportano ancora quelli di Temptation Island. Quindi per vedere se è successo ancora qualcos'altro dopo la fine dell'estate. Però assolutamente Big Tail, Big è Tail. stato, cioè, veramente un finale scoppiettante, devo dire. Un finale scoppiettante, tra l'altro con delle grandissime sorprese. Perché io comunque il finale di Massimo Ilaria non me lo sarei mai aspettato. Nemmeno io! Così come il finale il mese dopo di Nunzia Arcangelo, o il finale anche della tipa bionda, che non mi ricordo mai come si chiama, con il tizio. Come si chiamava la tipa bionda, quella lì terrificante? Umbo? Ho capito, quella tutta rifatta, Quella veramente sì, brutta. quella ridicola, sì. Angel, non Angel. No, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, Veronica, forse, Valentina, non mi ricordo. Concordi con Iovino che. Ah no, scusa, con Dark Fo Angel Fallen, non so come cazzo dire. Temptation Island fa passare un programma come Uomini e Donne come un programma per intellettuali? No, no, Beh, no. però uomini e donne forse, non lo so, è Non lo so, difficile. Uomini e Donne chiaramente è. Allora, no, è che è difficile, ragazzi. Intanto mi piacerebbe sentire un po' le ragazze nella chat che cosa pensano delle edizioni quest'anno di Temptation Island. Bisogna andare chiaramente su un altro canale, però, per Hai ragione anche questa cosa. sentire le ragazze No, è cosa ne che pensano. allora, sono cose diverse. Nel senso, Temptation Island sono Lagga, dicono comunque. tutti che lagga. Stai perdendo pacchetti? Ti cade un pacchetto? Mi sta. No, vabbè, C'è sei ripreso, sei Iovino. ripreso. Iovino dice: Ale, sei proprio in forma oggi a forma di palla. Ma è bella Non però, è un grande ci battutone. sta, ci sta. Non è Molto bella, invece è molto carina. particolarmente Invece è Fa molto carina. ridere, È fa molto. Sei ridere, proprio in forma di palla. Mi piace, la riutilizzerò. Ma Non lo so. sembro Beh, così grasso, cioè anche a video. non sembri magro. Ti guardo, non ti giudicherei magro guardandoti in video. Ma però grasso, cioè No, palla. grasso. Parla. Palla. No, C'ho un non po' il sembri grasso. Ah, il seno. problema delle Perché ho i, mu tette. ma ho i muscoli sotto a Devi allo strato di fare largo. qualcosa per quei muscoli, Ale. Secondo me devi trovare una dieta Allora, per a far diminuire proposito i di muscoli. tette, volevo dire che tutti stavano chiedendo No, però prima. non abbiamo finito Sì, però lo Temptation Island, voglio però. dire una Vabbè. cosa. A proposito di tette, siccome chiedevano il video delle scuse della Lidl, che io Sì, effettivamente ho fatto, che tu hai come brutto. contributo da mandare, Non saprei neanche come ce l'hai mandarlo. su Telegram? Spari play da Telegram? Serenamente Faccio proprio. sentire solo l'audio, però. Perché Perché? non posso mettermi adesso a mettere un'altra fonte video da far Dal vedere. browser lo spingi, apri Telegram, ci vai, spingi play, Ah, basta. sì, boh, vabbè. Esatto. E secondo me, siccome ho il seno, sai che io ho il Ma ti sei capezzolo. anche sputato addosso? Siccome ho il capezzolo prensile, o No, il capezzolo, cioè, il digitale, capezzolo sempre esatto. eretto. Vedrete che il video comincia molto prima di arrivare alla cassa a chiedere scusa. Comincio a parlare, poi a un certo punto si vede che il capezzolo ha toccato qualche pulsante strano e ha interrotto la No, vabbè, cosa. questa è una stronzata, cioè si è spenta per colpa del È perché, capezzolo? perché Ma purtroppo. dai, Sì, questa è una perché. No, perché cazzolata. la telecamera, cioè Che capezzolo hai, lo Ale? schermo deve rimanere attivo. Deve Ma è rimanere chiaramente attivo. una stronzata adesso che l'hai Deve. toccato col Sì. capezzolo, adesso. Era esattamente qui, ho fatto pic, si vede, e ha Dai, interrotto vabbè. Dai. la. Comunque il video è bruttissimo, adesso lo passeremo, è di una Sì. noia imbarazzante, non succede No. nulla e quando sta per succedere qualcosa finisce il video. Esatto. Però l'unica cosa c'è la sorpresa perché
Anche il salottino ha avuto la sua parte. E io ci tengo molto a questa cosa perché comunque, è stato molto difficile. Comunque vorrei concludere il discorso di Temptation Island. C'è una differenza sostanziale, secondo me, fra Temptation Island e Uomini e Donne. Che Uomini e Donne è inseguibile a meno che non hai un lavoro con una lunghissima pausa pranzo, o lavori solo la mattina, o sei talmente fan che la sera ti rivedi le puntate. Perché comunque è un programma troppo lungo. Cioè è tanto lungo, durerà, non so, 3 ore tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Temptation Island sono 4 ore un giorno a settimana serali, per cui Temptation Island è molto più guardabile perché è una sintesi. Uomini e Donne è capace che ti guardi una roba che non dicono un cazzo per 3 ore e mezza. Cioè è molto meno stimolante dal mio punto di vista. Però lo continui a guardare. No, Uomini e Donne non l'ho mai visto, lo vedo pochissimo. Magari mi può capitare di vedere qualche sintesi, mi può capitare di vedere la scelta, quella finale. Ma non è che mi metto a guardare le puntate di Uomini e Donne. Temptation Island lo guardo dall'inizio alla fine perché secondo me è un ottimo passatempo. Un ottimo passatempo. È un ottimo, per me è un ottimo passatempo. Concordi, qual è Umberto? Il problema? Un passatempo, cioè, Temptation Island? Sì, è... Cioè, ma perché... allora, è una roba che... Tu ti vedi solo Budapest Hotel e Melancolia per essere... Allora va bene? Cioè, ci sta una differenza. È come vedere Endgame, è come vedere Godzilla. Cioè, vedi una roba che passa il tempo e stai col cervello spento. Non è che devi solamente... Sai che ieri stavo guardando Godzilla a proposito? Ma veramente molto noioso. Ha rotto il cazzo. Allora, io... Attenzione! Non si può parlare male di Godzilla perché per Alessio era il capolavoro di tutti i tempi questo secondo Godzilla e si è dimostrato essere molto un film noioso. Orribile. Allora, Umberto. Incredibile. Ovviamente non lo sono andato a vedere perché ho visto che cosa è successo. Cioè, è uscito. No, le recensioni. No, è che a me, come ho detto Pierpaolo più volte, a me l'effetto E.T., la dinamica E.T. del bambino che crea una relazione emozionale con l'alieno, il mostro o robe del genere, è sempre piaciuta, la trovo molto affascinante. Questa era la premessa ideale di King of Monsters con la ragazzetta di Stranger Things. Il problema è che ha preso una deriva molto più rispettosa degli appassionati di kaiju, come si chiamano, kaiju, di mostroni giganti, e quindi pare che l'80% del film sia combattimenti tra questi mostroni giganti fatti da Dio, ma che per quello che piace a me nel cinema sarebbe uno skip. È incredibile perché invece non si sa che sia aspettato. È appena arrivata un'ansa che è venuto un ictus a Steven Spielberg. ha sentito il paragone. Ma solo Alessio si aspettava IT, infatti. Se è sentito male, lo stanno soccorrendo, vi terremo informati. Esatto. Solo Alessio si aspettava IT, e tra l'altro aggiungo pure che non solo era convinto che sarebbe stato un film eccezionale, anche se oggi non lo vuole ammettere, sotto ogni punto di vista, ma quando uscirono le prime recensioni di persone che erano andate a vederlo durante una serie di press tour, tra cui uno di cui adesso è iper fan, ha detto: hai visto? No. È proprio un capolavoro. No, non è uscito un capolavoro, gli è piaciuto. Allora, stiamo parlando di Recchioni, che ha detto che gli era piaciuto, e Recchioni non solo è un grandissimo cultore e fan dei mostroni, tanto che si guarda tutti Godzilla, ne sa a pacchi, e ha fatto adesso il libro che deve uscire, Roma sarà distrutta in un giorno, sì. Bellissimo, lo scopriremo quando uscirà. Vabbè, a livello comunque artistico, esatto, di concept che, è molto interessante. Che è fondato su un kaiju a Roma. Cioè, perfetto, proprio. Vabbè. E quindi allora, la sua opinione era viziata da una passione che io non ho. Cioè, comunque, lo seguo, ma... la corrispondenza di amorosi sensi è sempre deviata dalle definita dalle diverse sensibilità. Invece, scusami, no, non voglio, mi interessa, voglio dire una cosa. No, è che sei molto prolisso. Sei prolisso, sei veramente perché noioso. Mi voglio spiegare. Sei noioso. Vabbè. Ho capito. Allora Endgame fa merda e The Boys è fighissimo. Che facciamo palle. Così. Esatto. Chiedono di The Boys. Che palle. Ecco, allora, The Boys. Che palle. Ho visto tutto The Boys il giorno che è uscito. Lo trovo. Questo già denota. Vi racconto un aneddoto prima che glielo faccio raccontare. Io ero ancora in vacanza. Mi scrive sabato, l'ora di pranzo era, mi ricordo ancora. Mi scrive sabato a pranzo e mi dice, mi scrive, non mi ricordo cosa. Come The Boys? Ho inizio a vedere The Boys. Sto vedendo The Boys. E gli faccio: ammazza lei, appena. No, mi fa: sto iniziando a vedere The Boys. Gli faccio: molto molto carino. Le prime puntate, molto carino. Gli faccio: guarda, io sono super fan dei fumetti. L'avevo letti tutti. Sono super fan di Garth Ennis. Proprio clamoroso. Non vedo l'ora di tornare, di vederlo. Anche se ho un po' di dubbi su dove andrà a parare. Ok. Non, guarda, sabato faccio l'aperitivo. Saranno state le sei e mezza. E mi scrive e mi fa: confermo, è bello dall'inizio alla fine. Gli faccio: ma scusa Alessio, ma è uscito ieri? Sono 8 puntate da un'ora e mezza. Un'ora e mezza.
Ma è sabato, ma cosa hai fatto? Sì, sì, l'ho visto tutto. Questo è... Mi sono guardato questo lungo film. Ma è un problema. Non eh? È un problema, si sì, chiama binge watching. No, si chiama problematica. Cioè, non è un binge watching, è problematica. Allora, ci tengo a questa cosa qua, perché dopo The Boys sono riuscito finalmente a vedere Endgame, che è uscito al cinema. Ah, ti ha stimolato The Boys? Ne parliamo. È uscito al cinema quello tuo. Endgame è uscito al cinema a Schifanoia. Ale, aspetta, prima di dire qualsiasi cosa, non parlare male di Endgame perché Pierpaolo si incazza. Lo so, non me ne frega niente. Non è che se ne discute, se la prende come se insultassi, esatto. Rebecca. È importantissimo capire una cosa. Io ho sempre più la consapevolezza che il fatto che non mi piacciono i film del Marvel Cinematic Universe non facciano di me uno snob senza senso. Perché? Trovo The Boys un consumo estremamente leggero, però strutturato, stratificato nella definizione dei personaggi, nell'intrigo della trama, senza eccessi. Stiamo parlando di popcorn, è un popcorn movie dilatato. Endgame, al netto della confezione, non c'è niente, una storia completamente senza senso, con buchi di trama, personaggi ridicoli, fra cui Thor e Hulk, delle scene ridicole, e tecnicamente l'ho trovato anche... Non permetterò mai parlare di tecnicamente visto pirata sul cellulare, Non mi permetterò mai di dire quei talenti e quell'entourage che fa Endgame... che tecnicamente fanno cagare. Ma credo, guarda, ti svelo un segreto, credo che tu lo possa dire e nessuno di loro si offenderà. Ma io ho grandissimo rispetto, ma devo dire che il lavoro che hanno fatto su Thor è imbarazzante. Su Thor, su Hulk, imbarazzante. Hulk è bruttissimo. Imbarazzante. L'hanno detto tutti, l'hanno detto Hulk, non era, cioè, non riesco a capire. Quindi per te, per il fatto di Hulk che avrà forse tre minuti di screen time, al netto, siccome la storia non c'è, evoluzione dei personaggi non c'è, a parte quella trama flebile e trasparente del tutti i supereroi super buoni il combattimento fra i due che si vogliono suicidare, cioè, ma è un film di me, quindi non capisci un cazzo l'umanità. Possiamo confermare adesso. Allora, titolo adesso. Endgame è un film di merda, no, l'umanità non capisce nulla. No, Endgame è il Salvini della cinematografia. Perfetto. È la massa che consuma quella roba lì e devi appiattire tutto per incontrare il gusto di tutti. E alla fine cosa fai? Fai 2 miliardi e 700 milioni, ma no, è una merda. Che comunque guardo, mi guardo le 3 ore, volano via, senza problemi. E invece volevo aggiungere, poi ti lascio parlare Umberto, che è bellissima l'epopea. Questa è la conclusione di un'epopea durata 10 anni. Non vedo l'ora che fra 5 o 10 anni i ragazzi di adesso che sono cresciuti consumandolo avranno un atteggiamento critico e retrospettivamente cominceranno a fare documentari o analisi più approfondite a mente fredda di quello che è successo, perché l'epopea produttiva è affascinante. Sono andato a letto coi brividi e mi chiedo oggi che cosa possa fare Robert Downey Jr. dopo aver fatto una roba del genere. Che cosa da letto con i brividi per cosa? Per riguardando l'arco produttivo. Quindi è un capolavoro? No, è un capolavoro produttivo. Esatto. Ma non ha niente a vedere col prodotto in sé. Quindi il prodotto è brutto, però hanno fatto un capolavoro produttivo. È l'ingegnerizzazione. Come fai a fare un capolavoro produttivo se fai un film brutto, se fai dei film brutti? Perché non c'entra. Tu puoi avere un impianto meraviglioso, ma il prodotto può essere... Aspetta, il prodotto è esattamente... È un capolavoro produttivo perché tu hai potuto vedere il prodotto e ti ha lasciato i brividi. Il prodotto è esattamente quello che volevano produrre, che è il Salvini del cinema, che piace a tutti, che consumano e che mi fa... Che era facilissimo da fare. Non è facile quello. Quindi fare gli hamburger di McDonald's non è facile, ma l'hamburger di McDonald's è una merda. Però non è facile fare essere McDonald's. Quindi tu guardo la storia di McDonald's, non mi mangio i panini di McDonald's. Ok, quindi nel caso di Endgame è un film di merda. Assolutamente, tutti sono di merda. Tutti film di merda all'interno di un impianto produttivo eccezionale. Assolutamente, che non vedo l'ora che venga approfondito. Mi sono guardato già un sacco di interviste e documentari, ma siamo troppo vicini. Vai Umberto, adesso ti libero e sto zitto per un po'. No, ma in realtà è inutile... Ne avete già discusso bene, stavo dando un occhio alla chat perché purtroppo mi sono dovuto distrarre un attimo. Cioè, quindi non mi sembra di capire che comunque ho ascoltato perfettamente, intanto stavo anche un'altra cosa. E devo dire che Alessio ha... Cos'è questo casino? Scusa, mi stavo accartocciando la roba sotto. Ah, ok. Che Alessio ha riscosso parecchio successo, cioè pare che ci sia parecchia gente del salottino che concorda. Molte delle 207 persone. Perché? Però è impossibile. È vero. Sto pulendo. Stai facendo il casino. Scusami un po'. Stavo pulendo, ti chiedo perdono. Dicevi?
No, stavo leggendo un po' la chat. Dicevo, bene o male, mi sembra che la tirata di adesso abbia riscosso un certo È successo. piaciuto The Boys alla E fine ai The Boys lo disavanzati? chiedevano, non, in realtà sono, hai molto attirato l'attenzione con Avengers. The Boys lo possiamo chiedere perché, a parte chi ti chiedeva, non ti chiedeva, vi chiedeva, ci chiedeva le nostre impressioni sulla serie, non mi sembra che abbiano espresso grandi giudizi. Invece devo dire che, A te è vabbè, piaciuto Umbo? Godzilla. No, sono d'accordo con te al 100%. No, Nel ti è senso piaciuto che, The Boys? The Boys? vabbè, non l'ho visto, non l'ho ancora Beh, è visto. bellissimo, è bellissimo. No, è bellissimo, bisogna trovare il tempo per vederlo. In compenso ho Basta un visto sabato. Godzilla. Godzilla, mi sono fermato a metà perché Si è rotto il cazzo. brutto. Ho visto No, non lo Avengers puoi dire, non Homecoming. lo puoi dire perché hanno speso un sacco di soldi, c'è grande grafica al Ma computer. di Godzilla? Assolutamente, popcorn movie, se no non sei Ma rispettoso. lo Non... dimostra l'uscita al cinema che Godzilla è un film di merda. Infatti non è un Ha fatto tre problema. volte quello che è costato, un successo, Vabbè, punto. ma però Pensa in non team avrà è. fatto Mi 100 sembra volte quello che è abbastanza costato, chiaramente. penso. Mi sembra abbastanza chiaramente. Abbastanza evidente che non è che sociale debba necessariamente decretare la bontà di un Questo prodotto, di un senza ombra di prodotto commerciale, ma dubbio, l'esemplificazione ma di Avengers su McDonald's mi sembra più fare il uguale, confronto penso. fra Godzilla e Endgame a me sembra No, non ci semplicemente sta ridicolo, minimamente. però va Comunque, bene, potete andare Godzilla non mi è avanti. piaciuto. Non mi è purtroppo piaciuto. Magari qualcuno in chat l'ha visto e può esprimere la sua opinione. Midsommar, che tu Ale non hai visto perché non è ancora scaricabile. No, che è il nuovo di quello della casetta, com'è Di che si chiama? Hereditary? Di Hereditary? Hereditary. Esatto. E devo dire che purtroppo non saprei se consigliarlo. T'ha Perché rotto ha il una bella prima cazzo? metà. Ha una bella prima. Una molto bella prima metà. E poi si perde completamente via. Lì, secondo me, il regista. Cioè, è uno che. Chiaramente crede molto in se Ma stesso sei entrato in un come cinema? regista. Sì, Ale, mi capita ogni tanto. Ma con Certamente giù? sì. No, sono andato con un amico e infatti Unjo si è molto incazzata perché E guardi avrei dovuto sempre, vederlo con perché lei. lì ci sono i cinema in lingua originale, dove abiti tu nei posti civilizzati. In realtà sì, intanto sì, c'è cioè, in particolare, allora c'è un cinema, il Luci del Bicocca che ha sempre una sala con i film in lingua. Però Midsommar è. Come si dice? In Non è svedese? abbastanza mainstream, non è abbastanza mainstream. No, è ambientato in questa comunità svedese. E Duga dice: Midsommar ha scene troppo dilatate. Sì, nel senso che si vede, senza entrare troppo nel dettaglio, si vede che comunque il regista voleva raccontare, voleva far vedere 100 cose di questa comunità che tratteggia anche bene. Resta un esperimento carino, perché questo horror che, a parte i primi 10 minuti, che creano un'ansia, una tensione molto figa. È quest'horror tutto ambientato alla luce del sole, che è un'idea chiaramente interessante, non è Interessante, sì. facile da applicare, e però comunque va molto, molto, molto troppo lungo. Sono 2 ore e 20, non ce la fa a stare alto di ritmo per 2 ore e 20. A parte quello, ho visto, e vi chiedo poi l'ultima cosa su questo excursus cinematografico, mi sono molto divertito invece a vedere John Wick 3. Grande Mr. Joseph, non l'ho ancora visto purtroppo John Wick 3. È anche uscito al cinema, sti paroi, non l'ho visto ancora lo Metapino, l'ho stesso. perso al cinema, quindi sto aspettando che lo mettano da qualche parte a risoluzione elevata. E io sono super fan, cioè per me il primo è un capolavoro proprio indiscutibile. Il secondo è la cosa più brutta che abbiano fatto uscire di un film. Ma non c'è una mezza misura. Vabbè, il secondo per me è un film proprio brutto. Pensa, per me il secondo John Wick è un film Il secondo è brutto. abbastanza Cioè, brutto. Il rientra nei terzo, film brutti. sai cosa fa Pier il terzo Ma che perché bevi secondo attaccato, me non funziona. Perdiana? Attaccato qua Cioè, dentro. ma vedi che se fai schifo? Ma stiamo bevendo in due? Ma perché devi bere attaccato? No, ma fai vomitare. Cioè, io non lo È la so. mia Ma non Coca-Cola. bere L'ho attaccato. pagata Ma sto io. qui. Ma io non lo so. Boh, vabbè. Dicevi, scusa, Allora, Umbo. Uberdeus dice che secondo lui è John Wick 3 il più debole dei tre. Ci sta, cioè, vabbè, Micchia, ci più sono del le due? opinioni. Ma secondo me ti piacerà, Pier, perché fanno un gran fanservice, nel senso che fa due cose. I combattimenti, ovviamente, molto fighi, Sì. secondo me, e poi fa un lavoro di espansione, chiaramente un po' Dell'universo. superficiale, dell'universo. E quindi vedi tutte le regole espanse, vedi tutta la storia degli Che hotel, già tutta il quella secondo lo iniziava a struttura. fare, era l'unica parte accettabile del Qua. secondo, che poi era orripilante per tutto E quanto. arriverà Pensa veramente che al invece Marvel si. Cinematic No, perché Universe? fanno la serie, no? Annunciata già la serie TV. Ma va? Ma con lui? Sì. Davvero? No, Cioè, no, è lui annunciato non un l'hanno. quarto? No, lui non hanno detto quanto screen time avrà, anche se molto Lui probabilmente ci ci sarà sarà. nel quarto. Lui c'è nel Lui c'è nel quarto, che quarto, uscirà a sì. maggio 2021. Esatto. Fanno una serie, si chiamerà The Continental, che è tutta basata Sull'hotel. sull'hotel. Non mi Figo. ricordo chi la fa, se Vabbè. CBS, non mi ricordo di chi è, se devo essere sincero. E vabbè, sì, lo vedrò assolutamente. Io devo vedere quello.
C'è anche un altro film che mi sono perso, che dovevo assolutamente vedere, che ho visto che è uscito sul cinema di Alessio, ma non mi ricordo già più qual era l'altro film che dovevo vedere. No, io posso aggiungere su The Boys, perché poi alla fine non è che se ne è parlato moltissimo. Allora, a parte la tua prosopopea inutile su Endgame. Perfetto, The Boys è bellissimo perché confezionato. Beh, bellissimo, bellissimo. Poi dici a me che vado solamente per estremi. No, è bellissimo okay. Perché preso per il prodotto che è quel un popcorn movie dilatato, è bello perché in quella fase si vede di scrittura sui supereroi molto successiva agli anni d'oro di Spider-Man, robe del genere, in cui l'atteggiamento critico nei confronti del personaggio supereroe cominciava a diventare realtà. Quello che poi ha prodotto anche il ritorno del Cavaliere Oscuro, che io ho il grande rimpianto di non ancora... Nessuno lo vuole produrre al cinema. Non c'è la produzione... Beh, però è un po' diverso. Secondo me stai mescolando cose che non c'entrano un cazzo l'una con l'altra. Ti lascio parlare, perché anche qua denoti grande ignoranza come il discorso di Endgame. Però stai mescolando un pochettino di cose sbagliate. Beh, perché... Watchmen, il ritorno del Cavaliere Oscuro. Beh, Watchmen prende gli anni 80, quindi è... Praticamente sì, non è sì, Superman è di Kirby, no, ma comunque non è neanche roba del 2000. No, però è super invece, post. Invece beh, The Boys è roba del 2000, no. È ancora completamente diverso da Watchmen. Perché sono cose proprio però differenti. È molto avanti sì. Rispetto al sì, ma non è sì, però dire che The Boys è figlio di Watchmen è sbagliato, perché sono due cose completamente differenti. È comunque un atteggiamento diverso nei confronti del supereroe. Che sia un atteggiamento diverso, sì, però cioè, che tenta di non li metterei mai in paragone i due. E confezionato benissimo, con personaggi un pochino strutturati che fanno delle scelte più o meno comprensibili, ma comunque non estremamente prevedibili, che è una cosa che mi diverte molto, che ti soprattutto ti fa dire come si comporterà dopo nei confronti di questa situazione che si è creata. Ha un bello sviluppo di trama e un casting dal mio punto di vista eccezionale, perché come ti ho detto Homelander, il patriota, per vedetemi in italiano, lo trovavo un po' fantoccio, un po' troppo plasticoso. In realtà si scopre, durante essere un attore meraviglioso, che fa queste facce, questi cambi di questa schizofrenia del personaggio, che è meravigliosa. E devo dire che 3-4 personaggi tra dei protagonisti sono attori coi controcoglioni. Proprio una bella esperienza, fossero tutte così le serie. Tu? Io posso dire che... Sei arrivato a che puntata? Io sono arrivato, mi pare, alla sesta, forse addirittura alla settima. Sono 8 in tutto. Allora, io come dicevo prima sono iper fan del fumetto, proprio iper fan. Per me è stato, tra l'altro me lo passò Matteo, me lo fece conoscere Santicchia, sicuramente fra i fumetti più belli che ho visto di io recente. Io non sapevo nemmeno che esistesse il fumetto. E allora, devo dire che nonostante si prenda una quantità enorme di libertà creative rispetto al fumetto, ma proprio a livello di trama importante, a livello di sviluppo dei personaggi e tutto quanto, rimane comunque una... cioè. Come dire, sono riusciti comunque a mantenere l'idea, lo stile, il sapore del fumetto, nonostante si prendano una quantità di libertà creative gigantesche. Quindi comunque un prodotto piacevolissimo, sono d'accordo adesso, non lo definirei bellissimo, sicuramente un prodotto molto piacevole, si guarda con gioia, assolutamente bello per l'evoluzione dei personaggi e perché comunque, in attesa di vedere la serie di Watchmen, realmente è l'unico prodotto di intrattenimento visibile a video dove i supereroi sono raccontati nelle loro depravazioni, cioè in quello che c'è dietro, cioè il supereroe diventa un personaggio umano. Sì, oltre che umano, proprio sfaccettato, cioè che effettivamente fa qualcosa al di fuori di salvare la gente e poi sparire fino a che deve andare a fare il prossimo salvataggio. E questa roba che fa li riavvicina a esseri umani normali, quindi con tutte le loro perversioni, le cattiverie, le cose non dette, il prendere per il culo la gente, e da questo punto di vista funziona molto bene, anche se si stacca in modo forte dal fumetto. Purtroppo, essendo fan del fumetto, non mi piace che su due o tre cose potevano evitare di staccarsi. Però si regge benissimo in piedi e funziona, è indubbio. Allora, passo un attimo alla chat perché si sta lamentando tutti che oggi che non li caghiamo. Allora dicono: allora c'è Jack22 che dice che va su Every Eye. Se non scusate, saltino, vedete? Se non leggiamo il suo consiglio di vedere Too Old to Die Young, che è quella di Refn, che però non ho visto. Neanche io l'ho vista, la guarderemo, però lui è liberissimo di andare su Every Eye, soprattutto con un'informazione videoludica nettamente superiore a quella di multiplayer, quindi credo che Too Old to Die Young non lo vedrò mai. No, ma non solo per il fatto in generale, no, non solo per l'invito del tipo, lui che andrà o meno su Every Eye, in generale perché proprio l'interesse della roba di Refn è proprio pari allo zero assoluto nel mio gusto. Però ci dovrebbe essere il cameo di Kojima dentro alla serie, se non ricordo male. Si fanno i crossover. Tu lo vedrai? Sì, penso di sì. Sì, posto. Allora, dicono: Ale, se ti piacciono i supereroi controversi, prova a guardare Legion.
Ma è una serie TV, sì, però, una serie. Però è già tipo la terza, quarta sì, stagione. Sì, sta parecchio avanti. Cioè, beh, io ho paura di quella roba lì perché quanto puoi raccontare? Già non so se vedrò la seconda di The Boys. Mi interessa relativamente. Ma lo tutti che rimane super appeso, il finale è orribile. Sì, ma detto tutti, no, non è orribile, però voglia. Giustamente aprono alla serie successiva. Ma non me ne frega niente perché per me l'esperienza ha già dato un buono che poteva dare. Scusami, no, ma un po'... tu vai a ricominciare a rivedere Il racconto dell'ancella, The Handmaid's Tale o... Non ho ancora visto la terza serie, okay. Tu l'hai già vista? Si mancano le ultime tre puntate ancora, sì, sono in linea però. No, la devo... Com'è la terza stagione? No, è sempre girata da Dio e io comunque sono veramente super fan di quell'universo distopico e secondo me è veramente delineato da Dio. Beh, il problema è che non succede un cazzo tutta la stagione, niente, nulla, il nulla assoluto non è, globale. Non è molto non è molto invitante. Lo so che te devo dire, se vuoi ti dico, ti faccio come Alessio e ti dico è bellissimo, un capolavoro incredibile e indiscutibile. Se non succede niente, però il personaggio costruito benissimo. È posto in una situazione bellissimo, l'universo c'è è una bellissimo riflessione, e c'è l'immaginario, ci sono due puntate centrali che con l'immaginario di Washington, di loro che vanno a Washington, questa Washington capitale di Gilead, che è veramente bellissimo, proprio bellissimo, però il problema è che non succede un cazzo. Ecco, ti fanno una domanda interessante, io purtroppo non l'ho ancora vista perché c'è mia moglie che mi sta guardando che non l'ha ancora voluta vedere, ma la seconda stagione di Dark l'avete... No, non l'ho ancora vista perché io ti racconto questa roba qui, ragazzi, adesso ci saranno spoiler molto importanti, lo dico. Abbassate il volume se non volete spoiler. Ti racconto su Dark 2? Su Dark 1? Ti racconto questa cosa bellissima. Io ho iniziato a vedere Dark, ma dai il tempo due di abbassare mesi fa. Vabbè, ormai l'avranno abbassato, sono partito da un'ora. Ho iniziato a vedere la serie di Dark quando mancava ormai tipo un mese prima che uscisse la seconda stagione, tipo a maggio. Ho visto le prime tre puntate. Sai che è comunque un po' pesante, non è leggerissimo a seguire, mm-hmm, no? Quindi ho iniziato a vedere le prime tre puntate, poi sono arrivato qui in ufficio e ho fatto... Ah, è molto interessante questo Dark, è figo, perché comunque i personaggi sono fatti bene, per venire dalla Germania, tutto quanto. Stavamo a pranzo, Alessio fa... Sì, sì, è figo, il problema è che sto fatto che è tutto basato sui viaggi nel tempo perde subito di valore. Quindi praticamente mi ha spoilerato immediatamente tutta la prima stagione, perché secondo me non lo capisce fino all'ultima puntata che è sui viaggi nel tempo. Per cui gli ho detto... No, gli ho detto... Per l'ennesima volta riguadagno uno spoiler gigantesco che ti farò rovinato di come ho fatto per Star Wars, o come ho fatto per Endgame. Me l'hai l'ho guardato e te l'ho rovinato, sì, te l'ho raccontato dopo la fine. Ma è bello che non me lo rovini. Sì, sì, proprio visto, proprio il punto finale no preciso. Ma tutto me l'hai raccontato, certo, tutte tutti le morti scene e tutto quanto esattamente come Star ma non Wars. Mi hai cambiato nulla. Ma non ti preoccupare, tanto andrò a vedere Star Wars prima di te. Se ti piacciono, e di sicuro ti racconterò se tutto. Se ti piacciono i film con i viaggi nel tempo, io consiglio a tutti da casa, andate al cinema Schifanoia a vedere Primer, che io penso che a livello di struttura sia il capolavoro fino ad ora costruito sul film sui viaggi nel tempo. Perfetto. Una sceneggiatura incredibile, incredibile. Scusami, vai no, no, vai su, esatto. Fai vedere. Okay. Scendi. Ma cosa? Questo no, zio fesso, com'è che si chiama? Non lo so, non c'è scritto, abbiamo dato le foto. Pare che ci sia molta lag, eh? Purtroppo non posso far nulla. Si chiama Zio Fesso 87. Sì. Ci manda... Loro stanno vedendo? Mentre fai così? Credo di sì. No. Perché? Che evidentemente la sovraimpressione non funziona. Te l'avevo detto che non sarebbe stato possibile vedere. Te l'avevo detto, non si vede, perché evidentemente la sovraimpressione... Scarica tutto. Ma non posso, perché poi non ho dovrei aprirla col browser. Scarica e poi le sbatti nel browser. Vabbè, qual è il problema? Spiegami. Ok, ci mandava giustamente, c'è cioè, zio Fesso che si vede che è un pizzaiolo a questo punto. Era mentre mamma mangiava la pizza surgelata, ci ha mandato le foto delle pizze che sta facendo. Cioè, mi sta facendo fare tutto questo sbattimento per far vedere le foto. Sono delle bellissime, pizze di sono bellissime. Zio Fesso. Quella, allora, dimmi te se è granaglia quella mozzarella lì che sta facendo zio Fesso. Aspetta. Dagli del coglione, dagli dell'incompetente. Se mi dai un secondo, io lo do dell'incompetente. Adesso... Mi devi dare un secondo. Ah, solo uno me lo fa vedere. Questa qui è granaglia messa male. Ma non è granaglia, sì, questa è granaglia messa male. Chiaramente granaglia messa male. Si vede proprio da come prende la deriva sul bordi. Zio Fesso fai cagare come pizzaiolo. E... Lo dice Pierpaolo Greco che fa no, pizza. No, io sai qual è la differenza fondamentale? Ti ho già detto mille volte che la differenza. Questa è chiaramente granaglia, ma proprio chiaramente granaglia questa qui. Se per te questo è un chunk, vuol dire che gli hanno. È partito da una mozzarella grande no, così. Ma e ha affettato. No, piccoli è granaglia chunk, al 100%. Chunk, è granaglia chunk, al 100%. Ma scusa, ce l'hai? Zio Fesso, hai fatto la granaglia? Ci fai vedere, la come taglia. Chiaramente la mozzarella. Granaglia. Per me è a cubetti la mozzarella di zio. Vabbè, Fesso. Che comunque è sempre granaglia, anche se a cubetti è sempre granaglia, Alessio. Non cambia un cazzo. Non è una. In chat scrivono che ad Alessio vibra il braccio sotto al tavolo e si chiedono se è una malattia, un problema. Ho un po' di Parkinson. Adesso scusate, sta scaricando finalmente quella minchiata delle scuse. Ma non so manco è più, dove... un po' più su. È lì. Tac.
Vai, spingi play, poi mettilo in download. Sì, ma spero di poterlo vedere col browser, perché ti ho già penso detto che non sì, mi metto cioè, a visto fare le immagini perché roba, non dovresti vedere. Chiedono quando chiamerai il tizio del pesce. Quello è un po' più difficile, con più ci penso, cioè gli devo dire ciao, sono Alessio. Infatti era senza un senso. Tuo compagno di classe. Te l'ho detto subito che era senza senso quella proposta che avevi fatto. Ce l'ho ancora il numero. Comunque le scommesse, quasi tutti scommettono sul fatto che ti stessi masturbando. No, non capisco perché non me lo salva. A parte adesso. Che non abbiamo il numero, forse l'hai salvato tu. No, non me lo fa scaricare questo video di merda che hai fatto adesso. Dove te lo rimando? Non so per quale motivo, sto guardando. Foto. Dove te lo posso mandare? Non su capisco WhatsApp? Perché non me lo fa scaricare. O forse è molto grande, quindi per questo non me lo fa scaricare. Lo mando scaricare. Su WhatsApp? Ah no, guarda, sta scaricando adesso. Eccolo, sta scaricando adesso. Ci vorrà un pochino. E Umbo, c'è un po' di chat, dai. Un po' di chat. In realtà si è un po' fermata la chat. C'è parecchia gente, più di 200 persone. Dico, perché quel vecchiaccio si masturba? Penso che ce l'abbiano molte. Sì. Possiamo non guardare la chat? Sì. Direi che sia abbastanza inutile. No, comunque devi chiamarle il tipo, no. Perché ormai quello lei hai fatto una scommessa. Mi sa che ce l'hai tu il numero, l'hai salvato tu. Io te lo dicevo e... Ma io non l'avrò mai salvato, è proprio impossibile questa cosa. Andrea qui. Scusa, richiama la pescheria. Richiama la pescheria e gli dice, scusate, c'è Andrea? Sono un suo vecchio amico. No, non è più. La tipa non ha più scritto ad Alessio. L'abbiamo già detto prima che abbiamo risposto a Lex of Dave. Mo' vi faccio vedere il video. Un attimo, ragazzi, lo sto ancora scaricando. Perché è una roba per noiosissima. Che dura 14. Dura? Ma tipo 12 minuti. Dura un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo di noia. Di capezzoli di Alessio sporgenti. Nulla, scarpe. Ecco qua, aspettate che salvo. Aspettate, metto in pausa. Aspettate, perché è veramente un brutto video. Aspettate, ecco. Però scusa, qui c'è la cosa. Ok, silenzio. Questo si dovrebbe vedere. Guardate che è così per tipo 20 minuti, non succede niente. Il telefono è nascosto, ragazzi. Cuffie e microfono sono tutto nascosto, cioè ce l'ha nel taschino il telefono. È veramente una roba brutta. Brutta e imbarazzante, ma è proprio brutta. Il problema è che è proprio brutta. Aspetta che non ti sentiamo, Umbo, perché c'è il volume sotto a palla del video. Come fate a zoomare? Non ho zoomato. Allora è il capezzolo. Ma veramente il capezzolo che ti zoom? Te l'ho detto che. Vabbè, però hai un problema. Ti devi andare a controllare i capezzoli. Perché non possono essere. Guarda! Io non ho toccato. Stai zoomando? Niente. Non ho toccato niente. Che schifo, l'uomo, veramente. No, Alessio non era quel vecchio che si vedeva ciccione davanti. Alessio è quello che sta appoggiando. Ce l'ha messo dentro al taschino. Vediamo questa scena. 25 minuti. È l'idol Alessio che si scusa. 25 minuti di nulla. Lo vedi che zoom? Io mi chiedo, come fa a lavorare con il mento appoggiato al braccio della signora lì della. Il comportamento in fai bene veramente. Zitto un po'. Cosa succede a lei? Quando dovevo restituire quelle magliette mi sono uscito. Ah sì, c'ero io. Adesso me ne ero dimenticata. C'eravamo noi due. Sì. C'era una ragazza con i capelli neri che mi volevo scusare con lei perché effettivamente ne ho parlato anche. Salottino che frequento e abbiamo convenuto che dovessi venire a scusarmi perché era veramente imperdonabile quello che ho fatto, perché capisco che ci sono delle regole e purtroppo qua si vede capezzolo... che parte lo zoom del capezzolo e si interrompe, vedete, purtroppo ragazzi dopo è durata molto, ho parlato anche con la dirigente ma purtroppo è finita così, però testimonianza, è stato fatto il video, sono state fatte le scuse e ho citato anche il salottino che è stato molto imbarazzante. Sì, perché nel salottino dove ne parliamo... Non sapevo. Mi ha guardato come se fossi psicopatico. Beh, quando ha detto il salottino. E non è un caso, non credo sia un caso. Tra l'altro molti stanno chiedendo, ma perché che c'entra questo video? Vuol dire che non guardate il salottino? Esatto. Perché ne abbiamo parlato l'altra volta, che Alessio vi ha raccontato la sua esperienza con l'idol. E purtroppo vi dicevo così, è brutto, ve l'ho detto ragazzi, era un video brutto, ve l'avevo detto proprio all'inizio. Che dicevi te, Umbo, che ti sentivo bassissimo? No, che mi ha dato molto molto fastidio il fatto che è inaccettabile che la dipendente della Lidl stia lì a lavorare con il gomito sul tavolo, il mento appoggiato alla mano, super scazzato. Cioè, fai bene, Ale, a trattarli. Vuoi chiamare Lidl? Lasci un posto.
No, vabbè, se andassi dovresti lamentare, cioè, ma uno può essere accolto da una persona in un negozio che sta lì scazzatissima, appoggiata come se si dovesse addormentare, è una roba senza senso. Cioè, dovresti smettere di andare in quel posto. Allora, intanto comunque... devi scusare anche dal benzinaio. Ce l'ho il video, lo vuoi? Anche quello del benzinaio? Sì. È più bello, più brutto? Non lo so, non l'ho neanche riguardato. Allora, è brutto, vuol dire? No, non l'ho riguardato. Aspetta, Zio Fesso 87, quello delle pizze, scrive: comunque sono molto offeso perché questa pizza è il risultato di grandi studi fatti di ricerca di ingredienti, panificazione e preparazione con addirittura cronometraggio della cottura per ottenere la pizza napoletana ad hoc. E Pier, con uno sguardo, mi fa... fa cagare, chiaramente. Allora, post-scriptum, veramente... non sono un pizzaiolo, la faccio a casa come... Allora, Zio Fesso, a parte che io pagherei per fare la pizza a casa come la fai te, è bellissimo, partiamo da questo presupposto. In seconda battuta, per capire il tempo di cottura, la qualità degli ingredienti e della panificazione, direi che la devo mangiare. Quel discorso era sulla granaglia o meno, a cui ancora non hai risposto. E io dicevo che quella è chiaramente indicazione di granaglia, a differenza di Alessio, perché Alessio è abituato... Adesso vi faccio vedere, Alessio è abituato a questo? Adesso faccio vedere, questo per Alessio, questa è la pizza. Siccome Alessio ha questa immagine della pizza, che è chiaramente fatta con le fettine di mozzarella infima, allora lui ha questo come riferimento, mentre la pizza reale è con la granaglia. E possiamo dire che la seconda stagione farei vedere il resto del video dell'idolo, andrei a riscusarti per fare il prosieguo? No, però ti sto mandando quello del benzinaio. Ok. Però non so che cosa succede, non me lo ricordo. Vado un attimo in chat perché... Vai, dicono... sì. Intanto c'era un commento interessante di Scilipoti che diceva che si sentiva lui in imbarazzo per Alessio. Confermiamo. Cioè, veramente... è stato molto imbarazzante. È stato molto imbarazzante. E poi c'è stato... Ma infatti c'è la cassiera che dice... Scusami, vai un po', scusami. No, cioè, il fatto che Alessio beve la Coca-Cola Zero fa venire dei dubbi in Iovino, che dice: io comunque sono abbastanza sicuro che la Coca-Cola Zero faccia ingrassare come se non più di quella normale. Ogni volta la vedo bere solo a gente grassa. Sì, però adesso che Iovino, che non si sa che cazzo sia, come che cazzo faccia sia? Il dietologo fenomeno dietista di Rainbow Six, nostro grandissimo follower, quello che ha 1000 volte. Già uno che gioca solo a Rainbow Six, non ho detto, sappiamo. Ho detto fenomeno Rainbow Six e tu l'hai trasformato in uno che gioca solo a Rainbow Six. Fenomeno è chiaramente una persona disturbata che sta in casa tutto il giorno a premere il ditino su quel mouse o su quel paddino del cavolo. Cioè, comunque non è titolato a fare analisi da dietologo dietista. Comunque, Alessio oggi per pranzo ha mangiato due pizze margherite e una bottiglia di Coca-Cola. Poi ci chiediamo come mai il suo fisico non sia propriamente quello di Jason Statham. Secondo te, come mai il fisico di Alessio non è quello di Jason Statham, secondo te? Potrebbe essere per la sua dieta, ma secondo me è più, sai come dicono i grassi, che è una cosa genetica. Sono le ossa, la tiroide. Sono le ossa grandi, Alessio ha le ossa gigantesche. La tiroide. Ma chiedono Ale due cose, intanto cosa ti ha risposto la cassiera e poi che fine ha fatto il sex tape che hai girato subito dopo? Allora, non c'è stato nessun sex tape, la cassiera ha mentito dicendo che non... No, prima dice che non ti si ricordava, esatto. Poi dopo ha detto, ah sì, adesso mi ricordo. Esatto, però in realtà... ti assicuro che non era vero, perché la volta prima, questa non è stata l'ultima volta che ho incontrato quella cassiera. Tra il momento dello scazzo e questa registrazione c'è stata un'altra mia comparsata dove l'ho incontrata, e me lo ricorderò benissimo quel giorno in cui, andando alla cassa dell'Idol, la cassiera non ha nemmeno alzato lo sguardo per guardarmi negli occhi. Mi passava la roba così e io ho detto buonasera, buongiorno, non mi ha risposto, tra e me ne sono andato. Tra l'altro, Ale, quella tua uscita sui giocatori ha scatenato l'odio verso di te. Vabbè, ti leggo i migliori. Allora, parla Alessio che si è visto 9 ore di fila, che si è visto 9 ore di serie di seguito. Sì, sì. Poi c'è, aspetta che c'è un altro ancora. Alessio se ne foglie del cazzo, fantastico. e poi aspetta, Alessio, ma proprio te giudichi che passi i giorni a letto e non fare un cazzo? Esatto, confermiamo. Scusami, potrebbe nascere qualcosa fra te e la cassiera? Questa no. La direttrice... Cioè, stai denigrando la cassiera? No, non mi piace la cassiera. Invece però Paciuz giustamente fa notare che forse Alessio ha sconfitto l'anoressia. Cioè, tipo, è una di quelle battaglie che l'umanità segue, non sappiamo, per lui esatto, sconfitta. No, però, l'ha sconfitta. No, però... Beh, però sarebbe bello se sconfiggessi l'anoressia. No, se fosse vero che sconfiggessi l'anoressia. Allora, siccome io non ho... Ho grande autoironia. Ma quando parliamo di problemi fisici, non bisogna metterlo in mezzo perché ti senti mobile. Dopo io sto male. Cioè, okay. Comunque io passo le giornate a pensare. Però se permetti, è uno sprone a migliorare. Cioè, quante altre persone nel mondo, nella storia dell'umanità, hanno sconfitto una battaglia importante come quella contro l'anoressia?
quanti, cioè, puoi dire, cioè, no, in effetti è un risultato, cioè, è una battaglia importante, cioè, dopo di te ci sarà quello che sconfiggerà il tumore, tu sei quello che ha sconfitto l'anoressia. Non lo so, secondo me è una battaglia importante. Non so che cosa succede in quello lì, non me lo ricordo proprio. Omar addirittura le lancia e dice che ha doppiato la notizia. Allora faccio sentire l'altro video, questo non l'ho visto neanche io, eh. Quindi silenzio. Ciao. Faccio il primo pieno dopo l'incidente e vediamo se scoppia tutto. Secondo te è molto pericoloso? Perché un po' si è piegato, però mi sembra abbastanza la lamiera lì e basta. No, vediamo se... Se moriamo? No. Se sfiala che si è rotto qualche tubo vicino. Tra l'altro il dialetto aggiunge sempre un valore importante, però... Esatto. Ma lo vedi che anche qua zoomi col capezzolo? La signora in qualsiasi altro contesto me la sarei mangiata viva. Invece sì, era guarda sto ma guarda! Poi loro imbonitissimi, sono scese dalla macchina, proprio una cosa. Anche lei si ricordava la tipa che mi ha dato dell'imbecille. C'ha ragione. Comunque hai un problema gravissimo col capezzolo, Alessio. Cioè, guarda. È tutto uno zoom. Vabbè, ma è già finito alla fine. Ora vogliamo vedere che canti mentre lavi il vetro? Non mi ricordo. Ma perché? Perché canti che stai riprendendo un video e canti come cioè le persone con... Ragazzi, io... Ma perché stai canticchiando? Che sai di stare facendo un video? Bisogna insistere sui punti di sporco maggiori. Sarebbe meglio usare un detergente. Però bisogna tirare via. Confermiamo Alessio alla 500. Stando dal lato passeggero, in modo. Ma con chi stai parlando? Da solo stai facendo il coglione. Vabbè, posso stoppare questo momento cringe orribile. Non ci siano interruzioni di sorta. Tanto era finito. Umbo, dicevi, scusami, c'è il dialetto, c'è la tipa che arriva e parla. Sì. Essere rotto sfiato delle cose del tubicino. E allora. Diciamo che i feedback sono che è un video estremamente cringe, io purtroppo non l'ho sentito, e poi il dialetto di merda, tra l'altro c'è chi dice che ha anche dei colleghi ternani e conferma che non è una bella. Credo bella che sia lingua, fra i dialetti più brutti d'Italia il ternano, tranquillamente. Tra, diciamo in una top ten, secondo me. Più direi inflessione, perché dialetto, conosco entrambe. Poche persone che parlano dialetto, a parte il Lu che ci arriva, però... Che già lo dice che la sì, dice lui, però diciamo che sporca l'italiano, ma non... Beh, allora... Cioè, il dialetto vero è attenzione, il siciliano, il napoletano, c'è il Pain Brescia, bolognese, eh? C'è il Pain Brescia, che è la prima volta che interagisce e manda un messaggio ad Alessio. Alessio, ti giuro, non riuscivo a guardare il video per l'imbarazzo incredibile che mi stava procurando. Ho distolto lo sguardo e se non fosse stato per l'interruzione improvvisa probabilmente avrei dovuto chiudere la live. Detto questo riconosco... fa eccessivo però. Detto questo riconosco questa cosa come un mio limite e non una tua debolezza. Attualmente sei il mio idolo indiscusso, grazie di esistere. Seguo il salottino da quando esiste ma è la prima volta che interagisco. Addirittura hai dovuto interagire solamente per spiegare quanto imbarazzo ha provato a vedere questa cosa. Allora, ebbene sì. In realtà il ternano è un dialetto perché c'ha le T che no, diventano B, no, le ma T esiste... che diventano no, B, no, L, quella... sì. No, perché il dialetto ha proprio una terminologia. Cambia le parole. Dire... Vabbè, esatto. Comunque per me è sempre un altrimenti dialetto. Altrimenti cioè dire de invece che te è veramente un'inflessione di no, perché usare il lu invece dell'il. Infatti il lu però c'ha delle parole, ci sono no, delle parole e diverse. E tu non hai mai bacio. Sentito ma no, non hai mai sentito parlare uno in dialetto. Io ho sentito ma uno certo, parlare. Conosco, dialetto. Sento si capisce gli amici di Eliana che parlano napoletano. Non si capisce nulla. Sì, ma però io cioè sento Eliana che ha la flessione napoletana. Ogni tanto ci mette qualche parola napoletana, ma non direi che Eliana parla in dialetto. No, ma io conosco gli amici di Eliana che ci sono quando parlano che in dialetto napoletano. Sì, esatto, ma quello che ti sto dicendo è che tu stai dicendo a queste persone qua che comunque per me è un dialetto. Parlano italiano dialetto. Con una flessione lo chiami dialetto. No, sì. Perché il dialetto ternano è un'altra roba ancora. Ah, non conosco il... Sì, certo, non conosco un'altra cosa, roba, sì, è un altro livello completo. E ok, sto guardando. Scusami un po', vai pure, perdonami se ti ho No, no, assolutamente, stavo anche guardando la chat, ma in realtà cioè praticamente sono tutti concordi che il ternano è un dialetto o comunque ha un'inflessione di merda. Allora, andiamo a vedere se c'è un po' di se è uscita qualche notizia nuova da commentare e poi direi che chiudiamo. Sì, guarda, c'è una notizia che ti voglio c'è The Cher 96 che dice: ragazzi, ma voi che siete grandi sostenitori della teoria della libertà del capezzolo femminile come quello maschile, assolutamente sì. Che ne pensate della tipa che si è fatta asportare i capezzoli per farsi selfie in topless su Instagram e Twitter? Beh, che brutto mondo che è diventato. Beh, è successo davvero. Ma è vera questa roba? Ma è vera? Cercala subito. Asportare. Ma cercala era rivolto a Pierpaolo.
Fiorentino è un dialetto, ma più. No, vabbè, è un po'. No, aveva questo... il cancro. No, 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 ah. Questo è su altra roba, Anastasia. Ah, no, è un po' diverso. Che sembra a quanto pare che questa qui, poverina, ha avuto un cancro al seno e si è fatta un selfie in topless dopo l'intervento, perché nell'asportazione del tumore l'hanno dovuta asportare tutto, quindi credo a questo punto pure i capezzoli, e allora fa è una sorta di un selfie coraggioso per far vedere, insomma, eccetera, eccetera. Pensa però il giro che ha fatto col tipo che c'è, cioè, venuto a gli dire... è diventato che si è asportato i capezzoli per fare Instagram. Cioè, è questo, è un mondo brutto per quello che hai appena fatto tu da casa. Matteo, minacce da una zingaraccia. Mamma mia santissima, che schifo. Siamo veramente nel picco negativo. Che di merda, picco negativo, proprio, picco veramente negativo. Che schifo proprio. Ale, c'è una domanda però interessante per te, ed è una proposta seria, una domanda proposta. Ale, ma invece di trovare una compagna pronta a figliare, cosa che ad ora pare impossibile, perché non doni alla banca del seme? Perché non lo fai, Ale? Perché non penso che accetterebbero la mia semenza. Perché fumi, bevi. Non, allora, no, invece sai cosa volevo dire? Bello questa cosa qui, no. Svolta storica dell'UEFA, Stéphanie Frappard, prima donna ad arbitrare la finale di Supercoppa. Per me non è mai stato un problema, non riesco a capire. Ma non è un problema, infatti non ti ho detto c'è no, un no, problema. No, no, è stato un problema, fino a ieri dico, è un problema. Una svolta cioè, storica. Tu non seguivi la Zanzara, c'è stata quella che ha arbitrato la partita, non mi ricordo se era del Catania o del... Avellino, una roba del genere, che c'era il cronista che diceva tirate via alla regia, tirate via questo schifo, non si può guardare quella là. Ma che quella è gente che deve essere internata, è diverso. Arrestata, no, internata. Quella gente è problema. Allora, scusa, no, voglio un commento veloce. Litiga con il fratello e tira un pugno alla finestra. 26enne di Roma muore dissanguato. È quello che si è tagliato, penso che gli sia. Ah no, quello là era caduto dalle scale. Commentalo per cortesia. Non c'è niente da commentare. Ma come no, certo c'è. Beh, da commentare. Però questo è un incidente. Tra l'altro ti piace il tag, no, no. Il tag su Messaggero in vacanza, è la classificazione della notizia. Cioè c'è Reggio Calabria, Monza, a riposo, in vacanza. Litiga con il fratello e tira un pugno alla finestra. 26enne di Roma, muore dissanguato. Incredibile. Però uno a un certo punto veramente da... È roba tramata. Darwin. Però, sì, però è triste perché, insomma, non ha fatto niente di particolare. No, volevo dire, non so se tu l'hai seguita fino alle fine, Umberto. Io mi sono un po' disaffezionato alla Zanzara nell'ultimo periodo perché era una iterazione continua sempre della stessa roba. Ho guardato tutte le ho sentito tutte le puntate come al solito. E comunque anche se sì, scusami. No, no, vai, anche se volevo fare un appello, ovvero sappiate che dovete tutti quanti adesso aprite, prendete in mano il telefono. Se non avete ancora l'applicazione per i podcast Google, scaricate quella che è gratuita. Una volta che avete l'applicazione per i podcast, voi premete sull'icona per la ricerca e dovete digitare Nessun Luogo è Lontano. perché è ricominciata la stagione. È ricominciato. Giampaolo, esatto. Il Giampaz. Il Giampaz. Il mitico, bravissimo, il mitico Giampaolo Giampaz Musumeci, tutti i giorni vi porta in giro per il mondo con le notizie d'attualità, gli approfondimenti e, insomma... tutti i report da quello che succede in giro per il mondo, ascoltatelo perché è ottimo. Cioè, secondo te è meglio il salottino o meglio il Giampaz? Guarda, sai che non lo so, ma mi immagino, sono veramente la cosa più distante al mondo che uno non possa, parlo. Blocca, blocca. Cioè, la serietà completa ed eccessiva contro ma non lo la minchiaggine naturale. Cioè, non lo vuoi provare a invitare Giampaz una volta? Potremmo provare a invitarlo, il problema sei fermo, è che... toccare il microfono. Provaci, provaci, mandagli una mail, gli dici facciamo questa rubrica, gli mandi un'altra puntata, una delle più normali, se ce n'è una normale. No, va fatta una ricerca abbastanza... Ti ho mandato un link... Imbarazzante, io sto leggendo le cose di, sì, di Salvini. Salvini, non leggere Salvini. Mia, ti ho mandato un link. Sì. Voglio che ascolti questa cosa qua, che è molto interessante. La devono sentire tutti? La possono sentire? Sì, 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 assolutamente. Okay. Ascoltala, perché è 16 minuti o si può ascoltare? No, no, è molto piccola. Ok. Quello che dici tu sugli italiani. Il popolo italiano, il 99,99% merita bastonate dalla mattina alla sera, perché siamo un popolo di merdoni. Siamo un popolo di merdoni. Dove ti giri, li vedi. Corruzione, tutti leccaculo, non meritiamo nulla. Facciamo tutto per un tornaconto, tutti evasori, non paghiamo niente, cerchiamo da fregarci uno con l'altro. Siamo un popolo di bastardi, tutta l'Italia, bastonate. Ci vuole il bastone per l'italiano. Ci vuole il bastone per l'italiano. Dalla mattina alla sera. Una volta si diceva il cazzo in culo, troppo bello il cazzo in culo. Bastonate dalla mattina alla sera. Questo
questo merita il popolo italiano. Concretamente, che non valiamo niente come popolo, non abbiamo una spina dorsale, non abbiamo nulla, non ci abbiamo le idee, ci facciamo corrompere per pochi denari. Niente. Così di media, bastonate, ci vuole bastonate per farle capire, italiani. Tutto per benismo, tutti falsi. Niente, solamente bastonate. Solamente bastonate. È vero, a me quella cosa lì, dimmi. Gli italiani sono molto peggiorati, ci si arroga sempre popolo di inventori, santi, navigatori, si parla del 1500. In realtà è un popolo molto decadente, che veramente è la meschinità quando vai a leggere notizie di gente che si è fatta corrompere per un orologio d'oro. Cioè, stai parlando di poche migliaia di euro. Se ti fai corrompere per tanti soldi è meglio? Cazzo, io ti rispetto, cioè, se tu ti fai corrompere e commetti un reato per 5 milioni di euro. Cioè, allora, non è che ti rispetto, ovviamente non posso condividere, ma capisco il senso, invece è importante, perché già commetti un reato, già sei un uomo, di merda, in tutti i casi. Già sei un uomo di merda, ma quindi quelli della Parmalat sono stati bravi, perché l'hanno fatto più in grande? A parte che non c'è stata corruzione lì, ma è un altro tipo di reato. Uffa, è come se fosse corruzione con banche, tra il vendere, comunque rientra sempre nella corruzione, sì, rientra. No, io non voglio salvare sono stati nessuno. Più bravi loro, quindi, perché l'hanno fatto per milioni. No, però è. Però scusami, quello che sto dicendo io è: partendo da quella scala è comprensibile. Ma se tu fai quella roba lì per un orologio da poche migliaia di euro e vai a compromettere beni pubblici, rovini la vita delle persone. Per me è devastante. No, perché l'unica differenza è che è fatto da persone che hanno tenori di vita differenti. Quindi, ovviamente, se ti viene fuori il vigile urbano della città di Anzio, fai schifo, farà la corruzione. E rimani con la schiena dritta, porca miseria. Farà la corruzione per la cena ad e fa schifo, mi fa schifo. Se lo fa il dirigente della banca più grande d'Italia, lo fa per altra cosa. Ma fa cagare allo stesso livello. Non è che il dirigente della banca d'Italia meglio perché muove 1.000 miliardi in una truffa. Per me è ancora, è ancora più emblematico. Non sono proprio assolutamente d'accordo su questa roba qui. Mi fa cagare in entrambi i livelli allo stesso modo. Il paese lo fa il popolo, se il paese fa schifo. Teumbo, come la pensi in proposito? Mi sembra un po' assurdo fare una distinzione. Cioè, è bravo chi truffa tanto. Non ho detto questo. No, hai detto questo. No! Poi possiamo far sentire Umberto. Tu hai detto la domanda. Però mi sta mettendo in bocca parole. Quello che hai detto, che Umberto, non puoi finire di parlare te per cortesia. Tanto spengo il microfono così nessuno ci sente. Mi sembra una distinzione assurda quella d'Alessio. Non penso che ci sia molto altro da dire. Ok, perfetto. Siamo tutti d'accordo. Infatti non ha nessun senso. D'altra parte non è un caso che l'Italia sta a questo livello. Perché ci siete. C'è gente che la pensa come te. Che è bene se uno corrompe per 10 milioni di euro, ma se diventano 8 e mezzo, allora no, allora non va più bene. Non ho detto questo. Sì, questo è quello che non ho detto. Comunque, dicevi Umbo, che poi chiudiamo, che siamo andati. No, dicevo che secondo me è ora di andare, di tornare a lavorare. Esatto. Anche perché avete una mail. Confermiamo. Allora, a questo punto possiamo già confermare che non mi sembra che abbiamo particolari incasini per martedì prossimo per fare la puntata. No, del martedì prossimo siamo tutti presenti. Ok, quindi puntata martedì prossimo. E tra l'altro posso già annunciare la bomba che settimana prossima, se i miei due splendidi salottieri con cui condivido questa meravigliosa rubrica, dobbiamo ridefinire questo ruolo. Avranno. Non ti piace salottiere? Mm. Vabbè, insomma, se questi i due miei simi compagni che seguono il salottino insieme a me daranno conferma, settimana prossima potremo fare anche un serale. Quindi sarà, se salterà il serale settimana prossima, sarà per colpa di Alessio e di Umberto. Perché non vieni su da me a dormire? Su, perché sei in montagna? Sì, a Schifanoia. Che così andiamo a mangiare dai padroni di casa. Sì, completamente facciamo la cenetta, facciamo lì la diretta. Comunque c'ho i tre. Ci senti, Umbo? Ora ti sento, per qualche ragione. Dicevo, hai sentito, no, che dicevo settimana prossima il serale? Umberto è morto. Possiamo grigliare eventualmente. Va bene, ci metteremo d'accordo. Intanto grazie, a questo punto io ne approfitto per chiudere, spegnendo prima Umberto che non ci sente più. Ci senti, Umbo? Umberto, però, perfetto, ci ha salutato alla fine della puntata. Ciao, aspetta che spengo tutto.